studenti e studentesse provenienti dalle diverse facoltà dell'Ateneo Perugino si sono trovate nella mattinata del 5 novembre uniti per far sentire la loro voce, per esprimere il proprio risentimento e rabbia nei confronti degli annunciati tagli che toccheranno l'istruzione pubblica. Da giurisprudenza a veterinaria, da agraria a medicina, la protesta trasversale raccoglie le voci di molti studenti che cercano di dare vita ad un movimento organizzato capace di reagire alla situazione asfittica in cui versa l'università italiana in generale. Si sono trovati davanti all'ADISU e poi al comune di Perugia. Dopo l'aumento delle tasse universitarie e dei costi della mobilità, ecco arrivare la diminuzione drastica delle borse di studio e la cancellazione delle provvidenze speciali, dei sussidi per studenti che non usufruiscono delle borse di studio. Ma la popolazione studentesca è spaccata, molti sono quelli che non si curano per nulla degli effetti dei tagli al fondo di finanziamento universitario. Molti sono gli studenti che continuano a fare la fila allo sportello dell'ADISU dell'Umbria aspettando le provvigioni, che già da quest'anno potrebbero non ricevere più. E anziché presentare un fronte compatto per tutelare il proprio diritto allo studio, alcuni studenti si attaccano disperati a qualche spicciolo, che già domani non sarà loro dato. All'osservazione che i tagli vanno a ledere anche il loro diritto, ci si sente pure rispondere in tono seccato: «Non è un mio problema, fortunatamente sto per laurearmi». Di seguito alcune testimonianze di studenti e precari raccolte durante la manifestazione del 5 novembre. I 3.000 studenti ricordati dal tuo collega che non avranno la borsa di studio, dove sono? Questo vorremmo sapere. Te lo sei chiesto anche tu? Certo, io vivo al collegio di Agraria e stiamo facendo di tutto per coinvolgere questi studenti. Purtroppo io devo dire che in generale c'è una forma di indifferenza, quasi arresa nei confronti di queste decisioni del governo, e secondo me non dovremmo neppure lamentarci più di tanto, visto che siamo figli di un'era che ci ha abituati un attimo a essere assopiti, a dormire e a trovare tutto bello e fatto. Dunque non c'è neppure da lamentarci se abbiamo un governo che si permette di fare, è tutta una conseguenza, abbiamo un governo che si permette di attuare, di prendersi il potere legislativo e quindi anche per quello che non gli compete, da una parte. Dall'altra parte, chi ha eletto quel governo siamo noi in quanto italiani, che si sono abituati a essere assuefatti di fronte a una erosione di diritti. Quindi se abbiamo un calo della soglia dei diritti che ci spetterebbero, secondo me non c'è neppure da meravigliarsi. Purtroppo io personalmente sto facendo di tutto per coinvolgere, soprattutto nei collegi, a livello di facoltà, anche perché c'è il volantinaggio, ci sono state altre manifestazioni, ci sono dei gruppi di lavoro e soprattutto c'è Facebook. Abbiamo creato infatti un profilo che riguarda in particolar modo il diritto allo studio e che si chiama Diritto allo Studio Tutto Attaccato Perugia. Consiglio di aggiungere ai propri amici questo profilo, è fondamentale perché c'è una serie di informazioni, tra cui testi normativi, articoli e una piattaforma in cui potersi scambiare opinioni. E dato che adesso tutti sono, ma veramente tutti, sono sempre su Facebook, comunque è diventato lo strumento di comunicazione più diffuso, abbiamo pensato che potesse essere il modo più efficiente per coinvolgere il massimo delle persone possibili. Se voi andate a vedere, abbiamo un bel po' di amici, ma nella concretezza non c'è nessuno, tutti hanno le lezioni, anche io ho le lezioni, anche io ho gli esami, però nessuno si rende conto della gravità del fatto, e questa è una cosa che da una parte scoraggia, perché sembra che stiamo a fare una battaglia in quattro persone e sembra che siamo noi che abbiamo voglia di fare casino e di perdere tempo sotto all'ADISU. Io vorrei che voi dopo andaste a fare qualche intervista ai ragazzi che sono allo sportello e che pretendono di fare la loro fila bella per sapere se sono idonei alla borsa di studio, se prenderanno la borsa di studio, quando gli arriva la seconda rata degli anni passati. Loro non hanno capito che quest'anno le borse di studio ci sono per mille persone, tra cui escluse le matricole, perché il bando prevede a un articolo 17 o il 18 che l'assegnazione avvenga dando la priorità alle riconferme. Le riconferme sono quelli che passano agli anni successivi e anche quelli che sono laureati e passano alla di triennale e passano alla magistrale. Dopodiché vengono le matricole e tutti quelli che fanno la domanda anni successivi, ma per la prima volta per entrare nei collegi. A questi si affiancano anche tutti quegli studenti che chiedono borsa di studio erogata in denaro per prendere a titolo oneroso una camera in affitto. Tutti questi dove sono? Loro saranno quelli molto più incasinati di noi, perché nel momento in cui non riceveranno la borsa in soldi che utilizzano per pagarsi l'affitto, come pagheranno l'affitto?
Io spero che abbiano comunque delle possibilità, ma riusciranno a lavorare e soprattutto accettano così passivamente di farsi in quattro per poter lavorare e poi anche studiare e raggiungere i propri obiettivi? Non c'è consapevolezza, noi stiamo facendo di tutto e la consapevolezza secondo me nasce dall'informazione, dal fatto che uno si informa. È stupido sentir dire, e questa cosa mi fa incavolare, ora colgo l'occasione, è stupido veramente sentir dire che i tagli sono effettuati dal decreto Gelmini, dal DDL Gelmini. I giornali nazionali passano questo, invece non è così, perché molti di questi cretini che non hanno le informazioni giuste sono due o tre e poi passano avanti con la loro convinzione. Si crea la voce sottobanco tra quelli che non partecipano effettivamente né alla piattaforma di internet, di Facebook, né tantomeno di persona, e quindi si creano una marea di informazioni, ma veramente di stupidaggini atroci. Quindi io vorrei insomma dire che noi siamo ben disponibili a coinvolgere il massimo della gente possibile, a dialogare, a trovare delle nuove forme di protesta. Vogliamo fare anche una proposta concreta? Non so, scusa. Vai, vai. La nostra proposta concreta, che è stata presentata ieri al Presidente della Regione e oggi la presenteremo anche al Sindaco, è innanzitutto quella di riaffermare il principio previsto dall'articolo 34 della Costituzione, che era sullo striscione, cioè i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo, hanno diritto di raggiungere gradi più alti degli studi, e la Repubblica rende effettivo questo diritto, come scritto, tramite borse di studio. Tutto questo non sta accadendo, già questa è una grossa violazione di cui la gente non si rende conto. A questa si aggiunge la violazione della legge 390 del 91 e ci sarebbe anche l'intento di ricorrere alla Corte di Giustizia Europea in riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950. Infatti il protocollo aggiuntivo del 52 prevede all'articolo 2, come era ben dei cartelloni, il diritto all'istruzione. Potremmo, in quanto paese membro dell'Unione Europea, potremmo tranquillamente ricorrere alla Corte di Giustizia Europea. In tutti questi nostri lavori, diciamo, in tutto questo studio, siamo comunque affiancati da ricercatori e insegnanti. Questo a conferma che non stiamo soltanto dicendo delle cavolate che abbiamo estrapolato dai nostri studi personali, oppure non sono solo delle nostre convinzioni,